La carica dei 1600 aspiranti medici, grande partecipazione al Polo Fiera, ai test di ammissione alla Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa. Cattivi odori, esposto del comune ad ASD ed ARPAT per le maleodoranze provenienti dal frizzone e avvertite in varie zone del paese. Ecco il progetto del nuovo mercato. Il sindaco di Viareggio del Ghingaro ha presentato il piano di riqualificazione di Piazza Cavour. Archi della Ripa, partiti i lavori per la messa in sicurezza del versante e il ripristino dei manufatti crollati nel 2014. Tanta voglia di lei, Anna ci riprova, si profila un clamoroso rientro di Anna Andreussi al rally dell'Adriatico del prossimo 21 e 22 settembre, penultima prova del CIR 2018, ma l'ultima parola spetterà ai medici. Nel ricordo indelebile di Bernardo Romei si disputerà sabato 15 e domenica 16 settembre la quarta edizione del torneo Under 18 intitolato ad uno dei fondatori del Rugby Lucca. Ci sarà anche la prima uscita della squadra di Serie C. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Dunque proseguono al Polo Fiere di Lucca, di Sorbano per essere precisi, i test di ammissione all'Università di Pisa. Erano mercoledì mattina circa 1600 gli aspiranti che vi hanno preso parte. 1600 aspiranti nuovi medici provenienti da tutta Italia hanno preso parte ai test di ammissione all'Università di Pisa, in svolgimento al Polo Fiere di Sorbano, per accedere ai 252 posti a disposizione. I test, iniziati lunedì con la Facoltà di Scienze Motorie, sono proseguiti dunque con uno dei concorsi più partecipati. Sicilia. Come mai medicina? Perché mi interessa molto quest'ambito e aiutare soprattutto le persone. Perché mi è sempre interessato poter aiutare gli altri, ho sempre avuto questa passione fin da piccolo, grazie al mio pediatra che mi ha indirizzato. Perché la mia mamma non vuole che faccia il vigile del fuoco, di conseguenza mi ha mandato in medicina. E che la medicina e lo studio sono soprattutto una passione, lo testimoniano le parole di questo aspirante matricola. Le motivazioni sono tantissime, una grande passione prima di tutto, poi per il resto niente. Ma lei ha già una professione? Certamente, anche parecchio. Anche da parecchi anni, certamente, ma una grande passione. Una cosa che non ho potuto fare da giovane lo faccio ora. A salutare gli aspiranti medici è arrivato anche il sindaco Alessandro Tambellini ed il rettore dell'Ateneo Paolo Maria Mancarella, che ha ribadito la soddisfazione della scelta di far svolgere a Lucca i test di ammissione. Beh, se scelgono Pisa come prima scelta vuol dire che Pisa è una buona università, no? E io sono il rettore di questa università, non posso che essere orgoglioso. Devo dire che quest'anno più degli altri anni sono impressionato da come è andato tutto bene, sono le 10:30, manca ancora mezz'ora all'inizio del concorso, sono già tutti seduti, tutto a posto, quindi mi congratulo con Lucca Fiere perché come al solito la loro professionalità in queste occasioni si vede. Una scelta che però non ha mancato di destare malumori nella città della Torre Pendente, polemiche che però il rettore liquida così. Noi siamo un'università del territorio. Quindi guardi, a me questo per me è un non problema. Lucca è un bacino di utenza per la nostra università, credo che sia la seconda provincia di provenienza degli studenti, la seconda o la terza. Quindi noi siamo l'università di questa parte della Toscana e collaboriamo con tutti e loro collaborano con noi, come vedete. E adesso i prossimi test attesi sono quelli di veterinaria, ingegneria edile e architettura, quello delle professioni sanitarie, il più numeroso con 1763 iscritti, ed il nuovo corso di scienze della formazione primaria. La questione della viabilità a San Filippo, sono state convocate due assemblee. La prima mercoledì 5 settembre alle 20:45 alla Croce Verde dai gruppi consiliari Siamo Lucca e Lucca in Movimento. L'altra è stata invece convocata dal Comune per lunedì 17 settembre alle 21 nei locali parrocchiali di San Filippo. Saranno presentati i risultati della sperimentazione del senso unico su via di Tiglio. Andiamo a Porcari, la vicenda dei cattivi odori, adesso c'è un esposto da parte del Comune.
Non se ne può più dei cattivi odori che arrivano dal frizzone. Una situazione ormai intollerabile, ha scritto il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che ha inviato un esposto ad ASL ed ARPAT. Il sindaco ha deciso di intervenire dopo l'ennesima telefonata di protesta arrivata sul suo cellulare lunedì sera. Si è subito recato al frizzone ed ha potuto accertare personalmente la presenza di un forte cattivo odore simile a quello di fogna. A quel punto è andato in comune per preparare l'esposto insieme all'assessore Fanucchi. Gli odori sono prodotti da fonti non ancora ben individuate nella zona del frizzone e si diffondono nel tardo pomeriggio con il cambiare della brezza, in particolare nelle zone della stazione e in via di Leccio, ma sono percepibili anche in padule e nel centro del paese. È stato ipotizzato che possano provenire dal depuratore consortile o da quello di una cartiera della zona industriale, oppure dalle vasche di sollevamento di acqua SPA. Certezze però non ce ne sono. Per questo il sindaco ha chiesto l'intervento di ASL e ARPAT per verificare la fonte o le fonti dei cattivi odori e quello che si può fare per eliminarli. E bisogna intervenire subito perché, ha detto il sindaco, il perdurare di questa situazione sta minando seriamente la qualità della vita dei cittadini. C'è un progetto per il nuovo mercato di Viareggio. Riqualificazione del mercato di Piazza Cavour a Viareggio. Ecco il progetto di fattibilità presentato oggi dal sindaco della città, Giorgio Del Ghingaro. Innovazione, valorizzazione architettonica del Liberty esistente, tutela delle attività presenti sia sotto le logge che i chioschi, purché in regola con i pagamenti. Queste le linee guida del progetto illustrato dal primo cittadino e dagli assessori Alberici, Lombardi e Servetti nel corso della conferenza stampa odierna. Ora l'approvazione e infine la gara per i lavori e le concessioni. Noi avevamo detto che avremmo aspettato l'adozione del regolamento urbanistico per poter presentare un progetto, un bando sulla riqualificazione completa di piazza Cavour, e così abbiamo fatto. Secondo me arriveranno delle idee veramente interessanti, partendo da alcuni presupposti che per noi sono assolutamente fondamentali. Intanto la tipicità, il mantenimento della tradizione e una grande, grandissima ricerca dell'innovazione. Quindi a coloro che proporranno le idee io chiedo di osare elementi assolutamente moderni per poter riqualificare l'area del mercato. Partire da lì per rilanciare la città con degli elementi di grandissima innovazione. Aspettiamo 30 giorni per presentare le idee, poi entro fine anno faremo il bando e ci auguriamo anno nuovo che si parta con i lavori. È così che rinascerà Piazza Cavour a Viareggio, sede dello storico mercato cittadino, secondo il progetto diffuso dall'amministrazione comunale. Ci spostiamo a Barga per i lavori di ripristino degli archi della Ripa. Hanno preso il via da luglio i lavori per il ripristino degli archi della Ripa, un intervento da 1 milione di euro finanziato dai fondi regionali per la difesa del suolo, che permetterà di rimediare ai danni del gennaio 2014, quando crollò parte degli archi costruiti negli anni 30, ma anche di mettere in sicurezza una rupe su cui sorge il Duomo di Barga, che potrebbe essere oggetto altrimenti a nuovi crolli data la sua conformazione e la composizione del materiale di sedimento che caratterizzano questo colle. Nel commentare i lavori, il sindaco Marco Bonini ha espresso soddisfazione per questo intervento che era atteso da tutta la popolazione. Fra l'altro, proprio nella settimana scorsa c'è stato il primo arrivo dell'elicottero per portare il materiale sotto gli archi della Ripa, perché come sappiamo è un intervento complicato anche da un punto di vista di accessibilità, per cui si deve intervenire in questo modo. Comunque i lavori stanno andando avanti e quindi dimostrazione di un ulteriore progetto importante che sta camminando. Gli interventi vedono in questi mesi il posizionamento di reti paramassa a difesa del versante franoso. Dovrebbero concludersi con il mese di settembre, per poi dare il via alla vera e propria ricostruzione degli archi crollati. Tra gli interventi previsti, anche la futura realizzazione di una nuova illuminazione che metta in risalto la rupe e gli archi della Ripa. Al campus IMT di Lucca il 19° congresso mondiale di psicofisiologia.
Saranno più di 400 gli scienziati e ricercatori che prenderanno parte alla 19ª edizione del Congresso Mondiale di Psicofisiologia in svolgimento al campus IMT fino all'8 settembre, sotto la presidenza del professor Emiliano Ricciardi, associato di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica della scuola. Il convegno, che a cadenza biennale, torna in Italia per la terza volta. Che il congresso sia oggi qui di nuovo in Italia, in particolare alla scuola IMT a Lucca, sotto la presidenza di Emiliano Ricciardi, che è il mio giovane allievo, ci gratifica molto, anche perché la scuola ha da tempo messo in atto questo approccio multidisciplinare integrato, coniugando discipline diverse e metodiche di ricerca da diversi settori per rispondere a domande fondamentali su quello che è il comportamento umano, su quelle che sono i processi decisionali, su quelle che sono le dinamiche sociali. I massimi esperti di psicofisiologia, neuroscienze, psichiatria, psicologia clinica e neuropsichiatria infantile provenienti da 37 paesi del mondo si confronteranno sulle più recenti tecniche applicate all'analisi dell'attività cerebrale e alla diagnosi delle disfunzioni del cervello. La psicofisiologia, infatti, è un ramo della psicologia che studia le relazioni tra i fenomeni psichici e quelli fisiologici dell'organismo, quindi il collegamento tra l'attività mentale, il comportamento e le reazioni fisiche e psichiche. Un convegno su Martino Poli, alchimista e ricercatore del 1700. Un convegno organizzato dalla sezione di Gallicano dell'Istituto Storico Lucchese con lo scopo di far conoscere e promuovere la figura di Martino Poli, alchimista e ricercatore nato a Bolognana nel 1672 e che si è fatto apprezzare per alcune sue ricerche scoperte, arrivando poi anche alla corte di Francia di Re Sole, detto il Grande. L'incontro si è svolto domenica scorsa all'interno della chiesa parrocchiale di Santa Margherita, con la partecipazione di molti storici appassionati che hanno contribuito a delineare la figura e il percorso di Martino Poli. Una figura che era completamente dimenticata dalla memoria locale, che è stata riscoperta grazie a un lavoro di ricerca che è partito dall'Istituto Storico, dalla sezione di Gallicano, l'Istituto Storico Lucchese, che ha trovato, riscoperto appunto questo personaggio. Da lì è nata l'idea di approfondirlo, visto il successo che ebbe nel suo periodo, anche proprio per il suo metodo nuovo di fare ricerca, e soprattutto nasce nel pieno della rivoluzione scientifica, quindi il momento in cui la ricerca e la scienza adottano nuovi metodi che sono quelli proprio della sperimentazione, e quindi è a lui dobbiamo un po' questa innovazione. L'incontro si è aperto con saluti istituzionali, tra cui quelli del professor Antonio Romiti, di Laura Badiali, e di Umberto Quiriconi, presidente dell'Ordine dei Medici Lucchesi. Tra gli interventi che si sono succeduti anche quelli di Marco Ulivi, Francesco Luzzini, Dario Generali, Massimo Betti, a concludere l'incontro Maria Stella Dami. Su questo argomento, a partire da sabato prossimo, potrete vedere un ampio servizio nella trasmissione dei Colori del Cerchio. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi torniamo con le notizie sportive.